Da dove eravamo partiti? Dal fatto che alle europee, quindi non dai sondaggi, dalle europee, erano usciti questi risultati. Il Partito Democratico aveva il 25% in Umbria, decimale più, decimale meno. La sinistra ampia, diffusa, è 2%, un altro pezzo di sinistra, un altro 2%, anche qui al netto dei decimali. Dentro queste forze sostanzialmente c'erano le forze che oggi governano molti comuni dell'Umbria, governano la regione, la coalizione. Una coalizione importante, molto significativa, ma una coalizione che insieme c'ha il 29%, ripeto, non dai sondaggi, dai risultati ultimi, quelli delle europee. Per questo il Partito Democratico aveva, tra l'altro, con un documento della direzione regionale, prima che accadessero tutte le vicende che sono accadute, aveva fatto una sacrosanta apertura ai mondi sociali trattino civici. Io li chiamerò sempre così, e chiaro che per far titolo gli spazi si dice civico, però io tengo a chiamarli sempre mondo sociale civico, perché può essere civico. E anch'io domattina non so più parlamentare del PD o commissario, e divento civico, mi autoproclamo civico, certo, posso farlo, perché molti, diciamo che non sono i numeri che si autoproclamano civici, tutta gente che è stata sindaco di partito, dirigente di partiti vari, il che non è reale tutt'altro. Però se un civico, chiunque, non ha un ancoraggio sociale alla società, questo civismo è un civismo significativo, ma che pesa X. Se invece un civico ha un ancoraggio, un'esperienza, un movimento, in un comune stanno facendo delle cose, allora quello è un movimento sociale trattino civico. Quindi noi, se ve lo ricordate, anche alla luce di questo 29%, dicemmo apertamente a voi, proprio qui lanciamo un appello, speriamo, ci auguriamo che mondi sociali trattino civici si muovano, diventino protagonisti, aiutino a costruire l'attuale coalizione, 29%, il futuro di questa regione. Questo sarà stato tipo giugno. Nel frattempo, in quel periodo, non perché hanno raccolto il nostro appello, ma perché c'era un bisogno, un protagonismo, una voglia, diverse di queste esperienze hanno battuto conti. Quindi noi ci siamo accorti, PD, che quell'appello non era un appello a vuoto, ma che parlava a qualcosa che già si muoveva. E quando queste cose si sono palesate, i nomi e le sigle le conoscete, l'appello Ferrucci Fora, l'Umbria dei territori, il Demos, qualche esperienza più locale ma significativa, Gubbio, Stirati, queste cose hanno preso posizione, fatto documenti. A quel punto noi abbiamo detto, visto che c'è questa vitalità sociale trattino civica, confermiamo il fatto che il Partito Democratico non ha intenzione di candidare alla guida della coalizione, quindi al Presidente della Regione, un proprio esponente. E questa cosa perché? Perché noi la riteniamo giusta, segno di vera apertura. Io personalmente, ho avuto l'occasione di seguire le mie posizioni anche in passato, ho sempre pensato che anche col 40% bisogna essere aperti, figuriamoci col 25%, no, insomma, però tanto più. Bene, quindi abbiamo fatto come partito un passo di lato, avevamo applicato il protagonismo dei mondi sociali civici, questo protagonismo si è manifestato. Il PD ha detto, bene, se c'è questa cosa noi siamo disposti a dare una grande mano, che siamo una forza del 25%, abbiamo delle responsabilità, ci crediamo, però spetta a voi costruire. E facemmo un altro appello alla sintesi, ci auguravamo che le forze sociali trattino civiche trovassero una sintesi. Non troverete in tutte le mie dichiarazioni,
del commissario del partito, mai in nessuna occasione pubblica, giornali, interviste, manifestazioni di partito. Ho fatto 89 iniziative e 93 saranno quelle 4 di questa settimana in giro per l'Umbria da quando sono commissario, e mai troverete il fatto che il PD ha indicato un candidato, ma perché abbiamo rispettato e rispettiamo quel protagonismo del mondo civico. L'unica cosa su cui più volte abbiamo detto è che non ci sono le condizioni per candidare un candidato del PD, e anche quando voi giustamente subito dopo le elezioni e i ballottaggi avete detto ma c'è un forte protagonismo dei sindaci, quali qualcuno indicò nomi di sindaci che potevano, loro stessi dissero no, piano, chi fa il sindaco è bene che completi il mandato, sia che sia stato eletto 2-3 anni fa, ma c'è ancora un paio d'anni, sia chi è stato eletto mesi, due fa, tre mesi fa, quando ci furono i ballottaggi, mi pare a maggio. Quindi il PD fa un passo di lato, i sindaci stessi che dicono noi governiamo le città, e io credo che sia stata una linea molto giusta, ribadito, ho letto anche in un comunicato dell'Umbria dei Territori dell'altro giorno. Quindi insomma, questa cosa, a questo punto, che cosa sta succedendo? Al di là dei titoli dei giornali, al di là delle posizioni più pubbliche, io dico le stesse cose in pubblico e in privato. Io sono convinto che ci siano le condizioni per chiudere con una larghissima coalizione, sociale, civica, ma che veda anche protagoniste le forze politiche. Perché vedete, vi citavo quel 25%, più il 2% della sinistra diffusa, più il 2% dei socialisti e altri, ma senza il PD da solo non va da nessuna parte, Ma chiunque voglia aspirare a guidare l'Umbria, a cambiarla, senza il PD non va da nessuna parte, ma per ragioni politiche, per non parlare poi del fatto che la legge elettorale che abbiamo prevede che per poter avere un consigliere, cioè uno consigliere, non ci vuole almeno l'8%. Quindi per ragioni politiche e per ragioni anche di legge elettorale c'è una sola strada per provare a far vincere in regione un progetto che abbia l'ambizione di cambiare quello che c'è da cambiare nelle nostre politiche, ma di mantenere il tanto di buono che c'è alla regione, nei nostri comuni. Non siamo una storia da buttare nella spazzatura, tutt'altro. Noi siamo a testa alta perché abbiamo governato bene anche in tanti anni questa regione, anche negli anni recenti, tanti comuni. Quindi noi da un lato vogliamo valorizzare il patrimonio nostro, ma dall'altro cambiare anche radicalmente gli aspetti che della nostra azione di governo non sono andati bene, e l'abbiamo indicato, dalla timidezza su certe questioni ambientali, più incisività sui temi del lavoro, trasparenza, lotta contro la penetrazione delle mafie in questa regione, Italia di mezzo. Insomma, ci sono delle cose dove ci vuole un cambio di passo, ma lo dobbiamo fare noi con un grande progetto di coalizione sociale, civica e politica. Il PD c'è. Noi venerdì pomeriggio o sabato mattina, c'ho ancora questa incertezza, riuniremo il nostro organismo regionale e valuteremo a che punto sta la questione della coalizione. Qualcuno dice, ma deve essere il PD a convocare la coalizione. Mi permetto, accetto i consigli di tutti, ma se fosse il PD a fare come ai vecchi tempi, il padrone di casa, contraddiremmo nella sostanza quello che abbiamo deciso tutti insieme, cioè il passo di lato del PD. Noi abbiamo aperto quei mondi e vorremmo che fossero quei mondi, trovando una sintesi più ampia possibile, a farsi promotori di una, grande progetto di coalizione molto ampia, che veda insieme le forze della sinistra, il Partito Democratico, il mondo civico sociale, il Partito Socialista, più Europa che si è già espressa, altre forze, Italia in Comune, e moderati che possono, forze moderate che possono associarsi.
Questo è un po' lo stato dell'arte. Noi venerdì o sabato faremo, tireremo una somma e cercheremo di capire se c'è stata da qui a venerdì, da qui a sabato, un pronunciamento di sintesi unitario di tutto questo mondo sociale e civico. Se no, faremo quello che io ho scritto e poi magari vi daremo la copia nel mio messaggio l'altro ieri all'iniziativa di Todi dell'Umbria dei Territori, dove al di là di alcune valutazioni sui temi contenuti, quei temi a un certo punto diciamo il PD vuole pubblicamente, il PD vuole svolgere il suo ruolo con determinazione, ma con rispetto delle autonomie, senza egemonismi, senza avanzare proprie candidature di partito, ma appoggiando quella più in grado di essere competitiva, aperta e di attrarre anche mondi e ambienti, magari non vicini alla sinistra e al centro-sinistra, così da rendere il progetto davvero competitivo e così da evitare che le forze della divisione, dell'intolleranza, dei muri, delle strumentalizzazioni, delle paure possano avanzare in questa regione, che può e deve invece conoscere, anche con alcune radicali discontinuità, nuove stagioni di crescita economica, sociale, culturale e civile. Tradotto, ci auguriamo e sappiamo che ieri, oggi, nonostante i titoli, ci sono in corso incontri, contatti, molti che sono apparsi o fatti apparire come tanti candidati, non esistono. Non ci sono tutte queste aspirazioni di candidatura. Io stesso, e chiudo, con questo spirito e senza arroganza, senza egemonismi, che erano molto chiari nel messaggio, io in queste settimane, in questi giorni, in queste ore, io ho incontrato tante forze politiche, chi mi ha chiesto incontri, altri l'ho chiesto io, altri sono in programma. Ho parlato con tante liste civiche, mi hanno chiesto incontri, sono stato per incontri con liste civiche a Perugia, a Terni, a Gubbio, al Lago Trasimeno. Ho incontrato Più Europa, ho incontrato Articolo 1, ho incontrato delegazione ufficiale del Partito Socialista, ho parlato con Rifondazione Comunista, ho partecipato all'iniziativa di Ponte San Giovanni della sinistra. Ho incontrato tanti sindaci, ho parlato ore con Filippo Stirati, che io ho sempre sostenuto, anche 5 anni fa, ho parlato a lungo, l'ultima 2 ore qui ieri con Stefania Proietti, e ho colto, ho sostato più volte, ma nei mesi, nelle settimane, nei giorni, con Ulderico Sbarra, con Luca Ferrucci, cioè tutte queste personalità che io considero un grande patrimonio della politica umbra, del civismo umbro, ho colto una grande volontà, stare insieme, superare ostacoli, fare in modo che la coalizione sia non solo la più ampia possibile, ma anche la più forte possibile. E quindi io penso, per concludere, che ci siano le condizioni perché nei prossime ore e nei prossimi giorni dal mondo sociale e civico possa arrivare un appello, una convocazione, un quello che gli pare, però un qualcosa che dica il mondo civico e sociale sulla base di una piattaforma chiede alle forze politiche e anche al PD di partecipare a questa cosa. Se questa cosa viene come noi lavoriamo, come noi stiamo lavorando, senza fare proclami, senza fare interviste, perché questo è il momento anche del costruire, non dell'urlare, è il momento del facilitare, non del fare la propaganda, sia politica che personale, e quindi noi magari un po' sotto traccia, ma cerchiamo di smussare gli ostacoli, le differenze, sapendo, ripeto, che il PD